Chi si somiglia si piglia, oppure gli opposti si attraggono. Ebbene, secondo la ricerca è più vera la prima, chi si somiglia si piglia. E devi sapere che chi si somiglia in un qualche modo tende a pigliarsi anche in modi incredibili. Un recentissimo studio ha dimostrato che abbiamo la tendenza ad affezionarci ad idee e persone che hanno determinate idee simili alle nostre, molto, molto particolari. Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi discutiamo un articolo scientifico, o meglio una ricerca molto interessante, apparsa su Psychology Today un po' di tempo fa, all'interno della quale viene raccontata una roba che a me fa quasi sorridere, l'idea che chi si somiglia si piglia, ma questo lo sappiamo da tante volte, da tante parti e da molti anni ti racconto della nostra tendenza innata al mimetismo, al cercare di assomigliare agli altri, al seguirci, neuroni specchio e bla bla bla, compagnia varia. Però ultimamente i ricercatori hanno fatto un passo in avanti analizzando, tra virgolette, delle tendenze interiori, come ad esempio la tendenza a essere maggiormente egoisti oppure essere maggiormente altruisti. Quindi hanno preso un gruppo di persone, le hanno fatte giocare a un videogame e le hanno suddivise in due gruppi, persone più altruiste e persone più egoiste. Ed hanno notato qualcosa di molto semplice, ad esempio che le persone altruiste tendevano a preferire a stare insieme alle persone altruiste e non solo, però all'interno del videogioco tendevano a penalizzare le persone egoiste. A questo punto tu potresti dire, beh bravo, bella scoperta, ma ci voleva l'esperimento per capirlo che dobbiamo mandare via la gente brutta. Quando c'è un egoista lo riconosciamo, lo mandiamo via. E invece devi sapere che anche gli egoisti hanno fatto esattamente la stessa cosa in modo speculare, cioè gli egoisti tendevano a preferire anch'essi gli egoisti come loro e a ostracizzare invece le persone più generose. E questa è una cosa molto particolare perché ci fa capire che la somiglianza tra persone è forte anche ad un livello, potremmo dire, morale ed etico, addirittura ad un livello competitivo. Ora, perché succede questo fenomeno? Beh, succede per tanti motivi, ma il primo è che realmente tendiamo ad apprezzare maggiormente il comportamento di chi si comporta come noi. E il motivo è semplice, chi si comporta come te è maggiormente prevedibile. Uno dei problemi psicologici più gravi, o meglio, una delle tendenze psicologiche più rilevanti, è il fatto di avere come delle certezze, delle sicurezze, riuscire a prevedere bene ciò che sta per accadere. L'abbiamo visto molte volte, il nostro cervello è una macchina predittiva. E quando io riesco a, tra virgolette, a essere molto prevedibile, tu dirò che noia se uno è prevedibile, sì magari noia, ma se uno è prevedibile mi mette tranquillità, perché una persona prevedibile non farà nulla di imprevedibile e dunque io tenderò a preferire una persona del genere che mi faccia sentire sereno. Dunque se io sono una persona egoista, sono molto bravo, molto brava ad individuare le persone e a capire, a prevedere il loro comportamento e dunque tenderò consciamente o inconsciamente a preferire persone molto simili a me. Perché? Perché riesco a prevederne il comportamento. Ed ecco che si creano questi paradossi assurdi. La cosa che però i ricercatori non hanno fatto è stato cercare di capire se queste persone fossero consapevoli della loro, potremmo dire così, tendenza a cercare di assomigliare o meno alle altre persone, o se fossero consapevoli di essere più o meno egoiste o più o meno altruiste. Questo elemento sarebbe stato, diciamo, abbastanza importante e decisivo per approfondire la questione. Ma la cosa più interessante che dovremmo portarci a casa è il fatto che noi tendiamo inevitabilmente a essere attratti dalle persone simili a noi. Facciamo un piccolo esperimento insieme. Vuoi farlo insieme a me? Ok, allora metti il tuo braccio così in questo modo e segui il mio movimento. Cerca di metterti esattamente come sono io così, ok? Esattamente così, ok? Dopo ti dico perché. Ora segui il mio movimento così in questo modo, semplicemente. Fai anche tu questo movimento insieme, facciamo un po' di ginnastica. Ok, cerca proprio di mimare esattamente il movimento che sto facendo io. Magari siediti esattamente come sono seduto e segui il mio braccio. Lo stai facendo? Fallo, mi raccomando, perché altrimenti il gioco non funziona, eh? Ok, proviamo, cambiamo anche il braccio, facciamo così. Ecco, devi sapere che, puoi fermarti ovviamente, devi sapere che in un esperimento, se non sbaglio di qualche anno fa, che abbiamo discusso su Psinel nel nostro podcast,
E è stato fatto fare questo gioco prima con delle persone e poi anche con delle macchine. Praticamente di fronte a delle macchine veniva chiesto di imitare dei movimenti che faceva la macchina. E poi veniva chiesto a questi soggetti, al termine di molte prove, quali sono state le cose che gli sono piaciute di più, con chi e con che cosa si è sentito, diciamo, maggiormente in sintonia. E si è sentito maggiormente in sintonia con le macchine e con le persone che ha imitato. In teoria, anche se tu non lo sai, imitando questo mio comportamento, per un qualche motivo sono diventato un po' più simile a te, anche se sei pieno di capelli, sei donna, femmina, omosessuale, qualsiasi sia il tuo orientamento sessuale, qualsiasi essere vivente tu sia, sei seguito il mio movimento, hai attivato delle aree del cervello simili a quelle che attivavo io, mettiamola così per dirla male, e in un qualche modo questo ha aumentato la sincronia tra me e te. Ha detto al tuo cervello che io sono una persona prevedibile e dunque sono una persona sicura. Capite, no? Prevedibile non significa che palle, sei prevedibile, dici sempre le stesse cose. No, significa prevedibile, significa che io sono in sintonia con te. Quando sei in sintonia con un tuo amico, riesci a capire quando sta per finire di parlare, quando invece vuole parlare, quando ha bisogno di fermarsi in un bar per prendere dell'acqua o per fare la pipì. È come se, tra virgolette, foste così in sintonia che la comunicazione, diciamo così, va liscia come l'olio. Ecco, è per questo che noi tendiamo a seguire il simile intorno a noi, ma lo facciamo anche inconsapevolmente. Anche la velocità dei nostri passi dipende dalla velocità dei passi delle persone intorno a noi, ed è per questo che nelle grandi città tutti vanno velocissimo, o invece nei paesini le persone vanno molto più lentamente. Ma come abbiamo visto molte volte, in questo momento, se tu mi stai seguendo con attenzione e segui ogni mia singola parola, proprio in questo momento il tuo respiro sta rallentando e probabilmente ti stai anche rilassando, perché è quello che sto cercando di fare attraverso la modulazione della mia voce. E ti sembrerà assurdo, ma se mi metto a parlare invece in questo modo, molto più velocemente, sempre alzando il picco della mia voce, è probabile che faccia aumentare il tuo respiro, il tuo battito cardiaco, i tuoi parametri fisiologici. Lo facciamo costantemente, siamo in una continua danza, e purtroppo anche con cose come il fatto di essere, diciamo così, un po' più rivolti verso di noi, un po' più rivolti verso l'esterno. Dunque, se per caso intorno a te hai dei gruppetti di amici, di colleghi, tutti egoisti e maledetti, sappi che questa cosa magari non è la tua impressione, perché la ricerca sembra provare il fatto che possa sussistere un'evenienza del genere. Se invece, al contrario, sei in mezzo a tante persone invece che sono generose e altruiste, è probabilmente perché ti sei messo in mezzo a persone che hai riconosciuto. Attenzione, quando dico egoisti e altruisti all'interno di questo video non do alcun giudizio morale. In altre parole, qui non sto dicendo egoista sbagliato, altruista giusto. Sto solo dicendo che all'interno di un gioco dove si è misurato l'altruismo e l'egoismo, pare che questi due tendano a mimarsi vicendevolmente all'interno dei giochi, nella formazione delle relazioni all'interno dei gruppi, ok? Poi è ovvio, è chiaro a tutti, che sarebbe meglio essere più altruisti e meno egoisti. Però diciamo che esiste anche un egoismo sano, ma questo potrebbe essere il tema di un prossimo video. E se mi hai seguito fino qui e ti è piaciuto questo video e non l'hai ancora fatto, iscriviti adesso al canale. È una cosa che a te non conta niente, probabilmente te ne dimenticherai tra poche ore, e invece è una cosa molto rilevante per chi fa la comunicazione online, come quella che stai vedendo, come quella che stiamo facendo noi. Quindi clicca su mi piace, iscriviti, attiva la campanella, come dicono gli youtuber quelli bravi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Lo sapevi che la meditazione può portare nella tua vita una serie lunghissima di benefici scientificamente dimostrati? Beh, ora lo sai. E se vuoi praticarla in modo semplice e costante, ho creato un'app gratuita per te. Puoi trovarla sull'Apple Store o sul Google Play Store, oppure cliccando sul link in descrizione.